Storia di una partita che mette in palio una posta elevata. Non si gioca per i tre punti, ma in ballo c'è qualcosa di molto più importante: il futuro del Barletta tra i professionisti. Non può certamente garantirlo il Barletta Club Biancorossi, che però vuole supportare l'eventuale nuova proprietà non solo in maniera simbolica, ma anche e soprattutto con qualcosa di concreto, acquisendo una piccola quota del club. La formula scelta si chiama azionariato popolare e ha l'intento di coinvolgere tutti i tifosi, nessuno escluso. L'iniziativa è stata lanciata ufficialmente in un incontro promosso dal Barletta Club Biancorossi, a cui hanno preso parte anche Emanuele Paolucci, assistente della direzione generale della Lega Pro, e Diego Riva, membro di Supporters in Campo e rappresentante in Italia di Supporters Direct Europe, associazione riconosciuta anche dall'UEFA. Già da qualche mese ci stiamo sentendo con il Club Biancorossi e l'invito ci è assolutamente gradito dal direttore Ghirelli al presidente, soprattutto il presidente Mario Macalli, e l'ho detto tante volte anche al presidente del club e anche agli altri ragazzi con cui ho parlato. Probabilmente è un progetto addirittura più importante per la Lega Pro che non per i vari trust di per sé. Noi puntiamo veramente tantissimo sul progetto Supporter Trust. Noi siamo assolutamente convinti che il futuro per un calcio moderno sia quello di far entrare i tifosi all'interno delle società. Capita spesso di ricevere ultimamente questi inviti di realtà che vogliono partire. Si sente subito però quando un invito perviene veramente da tifosi che vogliono prendersi a cuore le sorti della propria società e provare ad avere una responsabilità diretta e essere protagonisti. Questo è uno di quei casi in cui i tifosi veramente, per circostanze diverse, perché in realtà una tifoseria è diversa dall'altra, però questo è uno di quei casi in cui veramente c'è la disponibilità e la voglia di una tifoseria di affermare il proprio ruolo e di provare, perché comunque non è facile ad avere una gestione, una voce diretta nelle questioni che più riguardano i tifosi. Presente all'incontro anche il presidente dimissionario Roberto Tatò e l'imprenditore barletano Pasquale Di Cosola, ufficialmente interessato ad acquisire la società. Si è discusso di azionariato popolare insieme a Francesco Stanca, presidente di Noi Lecce e membro del consiglio di Passione Lecce, e Gianluca Sostegno, vicepresidente della Fondazione Taras, proprietaria del 18% del Taranto Football Club, con due rappresentanti nel CDA. Entra in azione è lo slogan lanciato dal Barletta Club I Biancorossi. Ora la parola passa ai tifosi. Noi ci aspettiamo una buona risposta e speriamo che i tifosi possano contribuire a questa iniziativa, che può dar voce proprio al singolo tifoso di poter gestire la propria squadra del cuore.